forse il più, ma neanche il più visionato, ma il più, come dire, il più valutato in un certo senso, è Fazzoletti di Terra, che è girato qui in Valstagna, e quindi è andato in tutto il mondo. Lo troviamo in tutto il mondo. Avevo terminato di girare un documentario con Cesare Maestri, su Cesare Maestri, intitolato Sesto Grado Superiore. Scendavamo io e Cesare, lo accompagnavo a Verona, e passando per la Valsugana mi ha fatto vedere questo paesaggio di terrazzamenti. E mi ha colpito, siamo andati a vedere io e lui, abbiamo chiacchierato un po' qua, un po' là, mi ha colpito, sono andato a Roma, ho fatto la troupe, sono venuto su e ho girato Fazzoletti di Terra. Perché mi ha colpito quel punto della valle, oltretutto, perché è un punto dove io non ci abiterei mai, perché è un punto cupo, triste, tra il Monte Grappa e questa montagna strapico, eccetera. Ma mi ha colpito appunto questo lavoro contadino, immaginato immediatamente questo lavoro contadino, che poi dico, i terrazzamenti lo sappiamo, dico, no, è una cosa che è di carattere universale. La Cina, dico, è un immenso terrazzamento, quindi interessa sicuramente, non è soltanto un racconto locale, che non voglio mai fare solo un racconto locale. Questo lavoro è in pratica, attraverso questi due personaggi, è la storia di un popolo. Ma una delle cose che mi interessa appunto sottolineare è che serve anche, cioè è un lavoro che ci introduce alla resistenza. Perché il finale di Fazzoletti di Terra, abbiamo visto queste persone isolate completamente dal mondo, le abbiamo ancora di più isolate, perché se notate, per esempio, tutta la prima parte manca la musica, ci sono solo degli effetti, dei rumori e basta. E questo perché? Per sottolineare appunto l'isolamento terribile di questa gente, la povertà di questo lavoro e del ricavato di questo lavoro della terra. Infatti la musica incomincia quando incominciano a seminare, cioè quando tracciano quei quadrati dove piantano il tabacco, agli angoli del quadrato piantano il tabacco, che è una tecnica per piantare il tabacco. Figli, chiediamo alla fine, quando descriviamo un attimo la loro camera da letto, pulita, semplice, roba da contadini. Sì, rispondono, e si guardano esterrefatti. E da lì partono, si cambiano. Li vediamo a qualche parte. È l'unica volta in cui si cambiano, si tirano fuori forse l'unico vestito da festa che hanno e vanno giù a Bassano del Grappa, nel Viale dei Martiri, dove l'unico figlio che avevano è stato impiccato, era un partigiano del Monte Grappa, è stato impiccato lì nel viale, e mettono i fiori in questo palo dove c'è la fotografia, c'è questo ricordo, no? I fiori di. E lì infatti il testo li introduce nella storia del nostro paese, cioè, film li abbiamo visti soltanto dal punto di vista umano, sociale, così economico, adesso abbiamo capito che fanno parte della nostra storia. Quel lavoro è stato considerato non solo, oppure non tanto perché è fatto bene, diciamo così, a costo di apparire un po' presuntuosi, dicono, ma per quello che rappresenta quel lavoro, perché rappresenta una storia antica di un luogo antico e un pochino lascia come un alone di leggenda.
Hanno lavorato così anche i miei vecchi. Sono nati e sono morti qui, dove non c'è niente, dove non c'è terra. E come hanno fatto loro, anche noi dobbiamo inventarli i campi da coltivare. Costruirli come si costruisce una casa. Quelli più in basso li hanno costruiti i miei nonni, più su i miei genitori. Gli ultimi sono i nostri. Sì, li abbiamo fatti così, come stiamo facendo questo, spaccando la roccia, grattando la montagna. Sono le prime parole che ci hanno detto questi due contadini incontrati lungo la valle del Brenta in Valsugana. Ci eravamo fermati per conoscere qualcosa della loro vita, dei loro pensieri. Volevamo sapere che cosa lega due vecchi ad un luogo arido che nega tutto. Ma li abbiamo visti lavorare e abbiamo capito. La miseria. La miseria e l'incubo della vecchiaia. Lui ha 60 anni e lei 50. Lavorano così da sempre, senza respiro, per guadagnare pochi palmi di terra così piccoli da essere chiamati fazzoletti. La solitudine li ha abituati a parlare poco e anche fra loro si capiscono a gesti, a occhiate. Sanno da generazioni ormai quello che devono fare, conquistare la montagna metro per metro. Preparata la mina, fasciano la testa alla loro gallina preferita perché non senta l'esplosione e non prenda paura. È l'unica che fa le uova e per uno spavento potrebbe non farne più. Finito il muretto a secco, nasce il problema di trovare la terra. È il loro assillo costante, la loro maggiore preoccupazione. Forse moriranno così, cercandola. La cercano dappertutto e la trovano su fra le crepe, in mezzo ai rovi. E ad ogni viaggio, perché sono molti i viaggi, devono andare sempre più in su, dove nessuno è ancora arrivato a prenderla. Con le zolle compatte formano una base solida sul fondo di sassi, perché non si disperda il friabile strato coltivabile che vi sarà steso sopra. Deve essere un campo uguale, o quasi, a quelli che la natura dispensa in pianura, con abbondanza. Finalmente, il primo tradizionale gesto del contadino, la semina. Noi da profani credevamo che cominciasse il ciclo del raccolto, invece seminavano erba. La seminiamo, ci ha spiegato il contadino, perché la terra del monte è arida e bisogna azotarla. L'erba la rassoda e la concima preparandola al raccolto, come in questo campo, costruito qualche anno fa.
erba da foraggio. Il letame viene usato quasi con avarizia, solo quando è indispensabile, perché costa soldi e fatica. E ciò che ottengono dal loro lavoro viene su a stento, appena sufficiente per sopravvivere. Il benessere per i due contadini è lontano perfino dalla speranza. Abbiamo chiesto alla donna se c'era una cosa che desiderava più di ogni altra nella vita. Ci ha guardato senza capire. Poi a mezza voce ha detto: dormire 3 giorni di fila. Null'altro, abbiamo chiesto. Ha fatto di sì con la testa. Morire, ha risposto. E non stava scherzando. Avete tentato la fortuna fuori di qui, all'estero? No, non si sono mai mossi da questi posti neppure per il viaggio di nozze. Lui soltanto si è allontanato per 4 anni, quando era ventenne. Ma si era fermato sulle montagne di fronte, sul Grappa, nella guerra del 14-18. Quando il campo è concimato a dovere, lo segnano formando dei quadrati. È la tecnica necessaria per coltivare il tabacco che viene piantato ai 4 angoli a distanza regolare. Perché il tabacco? È l'unica pianta che resista su questa terra arida, anche se è una coltivazione che rende poco, al di sotto di ogni dignità di lavoro. Il contadino quasi si vergognava a dircelo. L'anno scorso il tabacco ha reso una media di 30 lire l'ora. Costruire un campo dal nulla, fertilizzarlo, coltivarlo col lavoro da formiche per 30 lire l'ora. Siamo stati noi a vergognarci, per tutti. Sono gli ultimi a rimanere nella valle. Da questi monti ricoperti di fazzoletti di terra, costruiti in secoli di fatica, i giovani se ne vanno. Non vogliono più morire per un pugno di riso. Vanno nelle fabbriche, nelle miniere del Belgio, ad ammalarsi forse di silicosi. Ma qui non vogliono rimanere. Restano i vecchi, dove hanno passato tutta una vita. Questi sono i poderi e la casetta dei nostri 2 contadini. Quando si sono sposati avevano 2 capre e 4 galline, ci hanno detto. Ora possiedono anche una vacca, anzi mezza. E ci hanno spiegato che loro fanno solo 15 quintali di foraggio all'anno, mentre ne occorrono 30 per mantenerla. Così metà del ricavato della vacca appartiene al proprietario dei pascoli dove la mandano in estate. È bella, hanno aggiunto con orgoglio.
forse la più bella della valle. Si chiama Bianca per il colore del manto. La loro camera è una comune camera da contadini, pulita, ordinata. Ci sono i ricordi chiusi gelosamente nei cassetti e la foto di quando si sono sposati. Figli, abbiamo chiesto. Si sono guardati senza una parola, impietriti. Sì, uno. Lo vanno a trovare in città, passano del grappa, una volta all'anno, nell'anniversario della sua morte. Ed è l'unica occasione questa in cui lasciano i loro campi. Era partigiano del Monte Grappa ed è morto qui, in questo viale, con altri 30, impiccato dai nazifascisti. All'inizio, quando abbiamo avvicinato questi due contadini mentre spaccavano le pietre, li avevamo guardati solo sotto il profilo umano ed economico. Erano così isolati dal mondo che parevano al di fuori di tutto. Avevamo dimenticato che anch'essi fanno parte di noi, che sono parte attiva della nostra storia.